torna il consueto appuntamento con giornate di vita universitaria organizzate dall'Ufficio Orientamento di Roma 3. Tra gennaio e marzo 2012 studenti di scuole medie superiori avranno la possibilità di testare la realtà universitaria. Per fare ciò la Facoltà di Ingegneria, per la prima volta, ha portato i ragazzi all'interno dei laboratori d'Ateneo. Nuovo anno, nuove attività, per esempio queste nuove giornate di vita universitaria, quest'anno molto più di vita che non di chiacchiera, possiamo dire, rispetto agli anni precedenti, perché tutti gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato e che parteciperanno nei prossimi eventi hanno la possibilità di accedere ai laboratori della facoltà, nonché familiarizzare con molti stand di dimostrazione delle attività di ricerca che vengono portate avanti tutti i giorni nei nostri laboratori di ricerca. Abbiamo organizzato diverse postazioni in cui gli studenti possono interagire con i vari strumenti dei laboratori. Ad esempio abbiamo un reparto di automatica in cui gli studenti possono confrontarsi con proprio quello che studieranno e andranno a toccare. C'è poi una postazione in cui si studia l'identificazione del movimento degli occhi e è anche una postazione di idraulica. Far capire che vuol dire fare ingegneria, ecco l'obiettivo dell'iniziativa. Spazio dunque a domande e chiarimenti per guidare le possibili future matricole. Cosa offre da un punto di vista didattico la Facoltà di Ingegneria di Roma 3 alle eventuali matricole? Allora, l'offerta formativa di Roma 3 è divisa in quattro macro aree, che sono ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica e ingegneria civile. Ognuno di questi propone normalmente una laurea triennale e diverse scelte a livello della laurea magistrale. Ovviamente per chi si immatricola le materie di base sono piuttosto comuni a tutte le ingegnerie, quindi al primo anno troveremo esami di fisica, di chimica, di analisi matematica, più accompagnati da esami caratterizzanti. Per esempio a civile troveremo disegno di macchine a meccanica. Per quanto riguarda elettronica, fisica tecnica e per quanto riguarda informatica, fondamenti di informatica fatto in maniera più approfondita. Laureando in ingegneria informatica, raccontaci la tua esperienza qui e perché hai scelto di proseguire nella ricerca. Allora sì, io mi sono iscritto a questa facoltà nel 2003, avevo scelto informatica perché ero attratto dal mondo appunto dello sviluppo di applicazioni web. Poi studiando, formandomi, ho un po' cambiato il mio punto di vista e ho deciso di passare al campo della robotica, che mi ha appassionato soprattutto durante la mia tesi di laurea magistrale, e quindi poi ho deciso di proseguire in quel campo intraprendendo gli studi di dottorato. Per ulteriori informazioni potete consultare i seguenti siti.